Bentrovati a Famiglia e Chiesa, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. E la testimonianza che ascoltiamo oggi è quella di una coppia di famiglie nuove del movimento dei focolari. Bentrovati a Gianni e Maria Salerno. Grazie Buongiorno. di essere qui. Grazie a voi. Grazie. Maria Caporale Salerno, eh, siete sposati da. Qualche anno. Sì, siamo sposati tra poco, faranno 30 anni. Con figli ormai grandi, un figlio sposato, vero? Sì, il più grande ha 27 anni e si è sposato quest'estate. Poi ne abbiamo altri 4, il più piccolo ne ha 15. Una responsabilità all'interno del Movimento dei Focolari con famiglie nuove, siete responsabili internazionali, dicevo, eh, ecco, una famiglia che è nata, Dentro al movimento dei focolari, se potete un pochino raccontarci la vostra storia brevemente. Eh, sì, noi abbiamo conosciuto il movimento quando eravamo giovani ragazzi, io avevo 14 anni e eh, lo stesso Gianni, non ci conoscevamo all'epoca e abbiamo fatto sicuramente un'esperienza molto coinvolgente appunto con i giovani del movimento dei focolari. Eh, caratterizzata da questo coinvolgimento per cercare di veramente vivere eh, diciamo il Vangelo prima di tutto, quindi metterlo come dire anche a, alla base della nostra vita quotidiana. Io mi ricordo nello studio, nel, nello stare in casa con i genitori, con i miei fratelli, proprio nella quotidianità e anche naturalmente poi nelle scelte che via via si andavano facendo. Insomma, no? E poi appunto ehm, ovviamente eravamo anche, eh, ero anche ma anche lui attivo nelle attività eh, per i giovani, cercavamo di appunto di, di promuovere anche questo questo stile di vita anche tra i nostri amici eccetera, per cui avevamo organizzato eh, per esempio mi ricordo una caccia al tesoro piuttosto che con altri amici naturalmente altri giovani, altri gen e in una di queste attività ci siamo conosciuti, poi ci siamo frequentati e innamorati e da lì la storia è cominciata. Gianni un incontro con Chiara insomma già da giovani certo. L'incontro con Chiara è stato un incontro con una persona che ha aperto un cuore a, a dei ragazzi come noi eh, su un orizzonte di, eh, molto, molto più ampio di quello che era la nostra famiglia di allora, il nostro, il nostro mondo di allora eh, soprattutto, e si è aperto uno un squarcio sul, sul mondo intero, ci siamo subito sentiti parte di una famiglia di, di giovani che era in tutto il mondo, cercava di portare... Eh, il Vangelo come una vita concreta e, e le attività di cui parlava adesso Maria erano attività spesso di aiuto per mh, paesi, io ricordo molto bene l'operazione Africa, ma paesi dall'altra parte del, del mondo, i continenti eh, anche asiatico, dove c'erano delle iniziative e dove noi decidevamo di, di consacrare il nostro tempo, la nostra, la nostra giornata, per appena finito di studiare si correva in queste iniziative perché si era capito che era possibile di fare qualcosa per il mondo e, e insieme eh, si lavorava per queste attività e Chiara ci ha, ci ha allargato il cuore e a un certo punto come dire, era diventato come dire, una luce eh, che non riuscivi più a non seguire un faro nella vita quotidiana e nella vita di ogni, di anche dei nostri progetti futuri per questo quando poi ci siamo incontrati eh, è diventato come dire, spontaneo dire la nostra famiglia eh, la, la vogliamo costruire sulle basi di un Vangelo che diventa concreto sia per noi sia per tutti quelli che noi incontreremo nella, nella nostra vita e quindi eh, già il fidanzamento è stato un momento di, di confronto su questi progetti e di messa in, in chiaro che i nostri valori erano alcuni importanti e fondanti. La vostra famiglia quindi è così cresciuta insieme a famiglie nuove questa mh, diramazione del movimento dei focolari che è nata 50 anni fa. Eh, dicevamo eh, Chiara Lubic ha avuto questa grande intuizione nel 67. Andiamo ora ad ascoltare un brano di un suo discorso che ci mette già all'interno di questa, del tema, di questa profonda intuizione che ha avuto proprio sull'accompagnamento delle, delle famiglie. Ascoltiamo: Non c'è tragedia umana o fallimento familiare che non sia contenuto nella notte dell'uomo Dio? con quella morte ha già pagato tutto ha firmato una cambiale in bianco capace di contenere il dolore e il peccato dell'umanità che è stata che è che sarà in quella tremenda esperienza quasi chicco divino di grano che marcisce e muore per ridarci la vita e di ci svela anche la verità dell'amore più grande essere capaci di dare tutto di sé di farsi nulla per gli altri Parlavate di un'apertura mondiale no? del cuore a realtà lontane dalla nostra Italia. Ecco, lei parla, Chiara Lubic, la fondatrice del Movimento dei Focolari, parla eh, di questo amore che sposa tutta l'umanità e, e parla però di, eh, anche di eh, fallimenti familiari, di famiglie in difficoltà, in crisi. Ecco, innanzitutto partiamo dall'ultimo dato l'ultimo evento che avete vissuto proprio di recente in concomitanza fra l'altro col nono anniversario della salita al cielo della della morte di Chiara Lubic, una grande festa, un grande incontro di famiglie. Sì, è stato così. In realtà appunto ehm, ci sono state due circostanze eh, nello stesso tempo, no? Da una parte il cinquantesimo, come dicevi tu, di famiglie nuove, della, della nascita di famiglie nuove in questo 2017 e contemporaneamente intorno appunto al 14 marzo eh, la, il nono anniversario della sua, della sua partenza, della sua appunto scomparsa. Eh, in realtà abbiamo pensato di mettere insieme queste due diciamo, queste due ricorrenze, eh, sottolineando proprio quello che è stato il contributo, eh, diciamo, di questo ideale dell'unità, di Chiara, alla famiglia. E per questo abbiamo immaginato un, pro, un progetto, diciamo, che dura un po' tutto l'anno e che è ricco di tante manifestazioni che si stanno svolgendo, si sono già svolte, si stanno svolgendo e si svolgeranno ancora durante tutto l'anno eh, in tutte le parti del mondo, proprio per sottolineare anche però incarnandosi e andando incontro anche al locale perché appunto a seconda delle realtà ovviamente cambiano le sfide che la famiglia vive eh, per sottolineare però questa potenza del carisma proprio nell'ambito della famiglia. Ecco. Abbiamo però voluto un evento internazionale che desse anche un po' il sapore di questo fatto che veramente ideale per, questo ideale dell'unità è per tutti, a qualsiasi latitudine, a qualsiasi religione, a qualsiasi cultura le persone possano appartenere. E quindi abbiamo vissuto all'Oppiano, dal 10 al 12 marzo, eh, Family Highlights, l'abbiamo chiamato così, questo evento eh, che appunto ha voluto mettere in evidenza come, Appunto, la vita dell'unità nella famiglia sia vera e, e, e il fatto che ci siano, siano intervenute più di 500 famiglie da tutto il mondo, erano più di 50 paesi, avevamo 19 traduzioni diverse. 150 tra bambini e ragazzi, quindi la famiglia proprio nel suo insieme e nell'insieme dell'insieme, vorresti dire, perché appunto avevamo veramente una rappresentanza eh, piccola, se vuoi, numericamente. Ma mh, completa ha sottolineato proprio questo, questa universalità di questa chiamata all'unità all della famiglia. No? E, Quindi quello che è il movimento oggi in tutto il mondo, si è un po' respirato quello che è oggi la realtà no? diffusa sì. in tutto il mondo, voi penso che come responsabili insomma, avete anche questo sguardo eh, ampio, no? un po' tutti i giorni sotto, sotto gli occhi? Certo, facciamo questa rappresentanza di questi più di 50 paesi in questo caso, ma rappresentavano i cinque continenti, quindi famiglie che venivano dalla Nuova Caledonia all'America Latina, la Russia, la Slovenia, eh, in Africa, al Burundi. Ecco, abbiamo avuto partecipazioni di, di famiglie che sono venute anche dai paesi più, più in difficoltà in questo momento. Pensiamo a, a sono venute due famiglie alla Siria, una che abita ad Aleppo, in centro ad Aleppo, eh, nel centro città ci diceva e in altre che vengono da Brundi dove ancora c'è sono guerre in corso, o se pensiamo al Venezuela, le famiglie sono venute portando dietro un, tutto ciò che è il, il dolore per un paese che è in una crisi economica spaventosa, il Venezuela in questo momento, e, ma tutti col desiderio di poter testimoniare come il Vangelo vissuto nei loro paesi può affrontare le croci più difficili difficoltà più, più difficili e Gesù crocifisso e abbandonato ha sicuramente una, è una risposta a, in tutte le latitudini e per tutti i dolori che la, la famiglia è, è chiamata ad affrontare, e per tutte le criticità, anche le, le più complesse e quelle che a volte non hanno risposta. E le più diverse, dicevate, no? che sì. cosa significa trovarsi con persone che sono non solo diciamo, geograficamente così lontano, vengono da così lontano, ma hanno situazioni di vita così diverse. Una domanda per tutte e due, insomma, che cosa vi ha suscitato questo incontro? È interessante vedere come le nostre famiglie che si sono incontrate, e al di là delle lingue, che pure c'erano di, di difficoltà di, di incontrarsi con le lingue, con le lingue così diverse, eh, c'è stato un incontro tra, tra, tra le coppie: andare l'una verso l'altra, il condividere eh, le fatiche e le gioie di, di quanto ognuno di loro sta vivendo. E riuscire a comprendere che al di là delle attitudini loro avevano dei valori comuni e che, che Dio ha dato una parola che è uguale per tutti, e quindi questo amore eh, che Gesù ha portato per, per l'uomo, oggi sulla terra, sicuramente viene vissuto ed è una risposta. E su questo loro si, trova, si ritrovavano in, insieme a condividere e a dire bene e a prendere coraggio l'un l'altro che la speranza non è un'utopia, la speranza è qualcosa che si costruisce giorno per giorno come in tutte le famiglie. Maria. Se posso aggiungere, certo. un'altra cosa che ci è particolarmente piaciuta e ci ha veramente molto arricchito è stata la partecipazione anche di famiglie di altre religioni, per esempio c'era una rappresentanza indù e tra l'altro è venuta anche un, proprio la presidente di un movimento indù che è lo Shanti Ashram con il quale da anni ormai c'è una grandissima intesa, una collaborazione anche fattiva per progetti che si sono sviluppati in India a favore dell'infanzia diciamo, in difficoltà, ma poi anche ai rappresentanti del mondo buddista, famiglia, è venuta proprio la famiglia diciamo, del movimento della Rishokoseikai buddista con il suo figlioletto, e, oppure c'erano famiglie appunto anche musulmane sia eh, appunto in Italia, presenti in Italia, che qualcuno che veniva appunto dall'Algeria o da altri paesi musulmani. E, ed era forte vedere questa, veramente questa chiamata alla fraternità universale eh, sentita profondamente e vissuta, testimoniata, eh, che proprio veramente eh, ti, ti faceva toccare con mano che questa fraternità universale, almeno lì, in quel momento, era una realtà, insomma. E questo credo che sia servito a tutti noi, anche alle famiglie partecipanti, proprio per come dire, corroborare anche questo senso della possibilità di andare avanti su questa strada e anche della responsabilità di poterlo poi testimoniare una volta tornati a casa. Inoltre erano anche presenti persone di convinzioni non religiose, che però appunto sentono profondamente l'urgenza di questa fraternità universale. E anche loro erano felicissimi, Abbiamo ricevuto un messaggio da una di queste persone, eh, la, il quale ci ha appunto espresso tutta la sua gioia nel vedere che un mondo unito in realtà, seppur in piccolo, però l'abbiamo sperimentato in quei giorni. Ecco. Quindi già un concretizzarsi di qualcosa no, che chiara dicevamo a. Ha ha intravisto, ha intuito e ha, ha, ha voluto far partire. Allora, per poi eh, commentare insieme, ascoltiamo subito un altro passo bellissimo del discorso che ha fatto Chiara Lubic a Lucerna nel 1999. Cristo ha rifatto unità tra Dio e il creato, ha ricomposto il disegno, ha fatto uomini nuovi e quindi anche famiglie nuove il grande evento della sofferenza dell'abbandono dell'uomo Dio, può dunque divenire il punto di riferimento e la sorgente segreta capace di trasformare la morte in resurrezione, i limiti in occasione d'amore, le crisi familiari in tappe di crescita. Come? Se guardiamo con occhio solamente umano la sofferenza, i casi sono due. O finiamo in un'analisi senza via d'uscita, perché dolore e amore fanno parte del mistero della vita umana, oppure cerchiamo di rimuovere quello scomodo ingombro che è la sofferenza fuggendo in altre direzioni. Ma se crediamo che dietro la trama dell'esistenza c'è Dio col suo amore, e se, e se, forti di questa fede, scorgiamo nelle piccole e grandi sofferenze quotidiane nostre e altrui, un'ombra del dolore di Cristo crocifisso e abbandonato, una partecipazione, al dolore che ha redento il mondo è possibile comprendere significato e prospettiva anche delle situazioni più assurde. Davanti a qualsiasi sofferenza grande o piccola, davanti alle contraddizioni e ai problemi insoluti, proviamo a rientrare in noi stessi e a guardare in faccia l'assurdità, l'ingiustizia, il dolore innocente, l'umiliazione, l'alienazione, la disperazione. Vi riconosceremmo uno dei tanti volti dell'uomo dei dolori. È l'incontro con lui, che da persona divina si è fatto individuo senza rapporti, con lui, il Dio dell'uomo contemporaneo, che tramuta il nulla in essere, il dolore in amore. Sarà il nostro sì, il nostro gesto d'amore e d'accoglienza a lui che inizierà a sgretolare i nostri individualismi facendoci uomini nuovi, capaci di risanare e rivitalizzare con l'amore le situazioni più disperate. Il carisma dell'unità è questa chiamata a riconoscere il volto dell'uomo Dio abbandonato nelle diverse situazioni. È stata questa la sua, dicevo, intuizione, questo sguardo così che va in profondità. Sì, Chiara sempre, ci ha sempre svelato, non ci ha mai tenuto nascosto che l'unità è la meta, ma un, diciamo, è come se fosse una medaglia che ha due facce, no? Sicuramente la faccia dell'unità è quella che vogliamo raggiungere ma ha bisogno di un, di un segreto no? e il segreto è quello che, che appunto che, che, che in così bene ci ha ripetuto adesso, no? e questo, è questo amore, il super amore diresti perché Gesù abbandonato è proprio il super amore, colui che rinuncia alla sua, a sentirsi Dio per noi, quindi il massimo che poteva fare insomma. E questo sicuramente appunto per i credenti è una scoperta grande, ma in qualche modo, tornando al discorso di prima, che dicevo appunto che anche alcune persone non credenti, viene anche intuito in qualche modo anche dalle persone che magari non hanno un riferimento religioso, perché comunque eh, diciamo che l'amore supera in Gesù abbandonato il dolore, no? E quindi è questo il passo, è questa la, la chiave, il fatto che l'amore possa essere la, la, come dire, il passo successivo al dolore, no? Quindi è qualcosa che può arrivare a tutti, certo. che può arrivare indipendentemente dalla religione a cui appartieni. Certo, e adesso mentre lei parlava mi, mi viene in mente questa nostra amica della Colombia che è venuta al nostro evento, eh, lei è separata? Da, da qualche anno con tre figli ed è venuta con un dolore fortissimo, lei è arrivata con anche i suoi genitori, l'hanno accompagnata perché crede che questa realtà ha qualcosa da dire a lei, però ci ha detto alla fine, ha detto io sono venuta con la croce di, di questo dolore che sto vivendo, ma vado via con il risorto ha detto, e in questo passaggio ho capito che c'è una parte mia, quella di amare eh, chi c'è a fianco a me al di là della croce che io porto di questa, di questa separazione. E quando ho, ho fatto questo ho capito che potevo ripartire, quindi con un altro, con un altro sguardo verso l'umanità che mi aspetta in Colombia. Questo è il, per dire il, il senso del, anche del, del, del vedere, Gesù Bandato in ogni situazione della nostra vita, le più difficoltose e anche quelle, quelle senza soluzione in questo Immagino che voi insomma anche in questo accompagnamento alle famiglie di situazioni ne avete viste parecchie, insomma, parecchie situazioni diverse anche di, di crisi familiari di, di diverso genere. Ma certamente la, la famiglia, siccome è proprio il contenitore più ampio, se così si può dire, del, delle situazioni umane, ha tutte le criticità, le situazioni dolorose della famiglia presenti no, in essa. E tra l'altro appunto è molto forte per noi. Ehm, Diciamo, quando abbiamo riletto, e spesso ci capita di farlo, il discorso in cui Chiara, quando nel 67 ha fondato Famiglie Nuove, in un modo veramente diresti profetico, ha proprio lanciato il movimento Famiglie Nuove al servizio della famiglia naturalmente, quindi di tutta la famiglia umana, eh, proprio affidandole, affidando a Famiglie Nuove i dolori dell'umanità, le famiglie più. Eh, toccate dalle situazioni difficili, che possono essere le più varie, dall'abbandono, l'orfanezza, la, so, la vedovanza, la separazione, il divorzio, tutte le, le situazioni, eh, la disabilità, la malattia, ecco, perché veramente in questo Chiara è stata subito, come dire, appunto aveva lo sguardo, come dire, lungo, no? lungo Diresti, lungimirante, lungimirante sì. appunto... Ehm, non ci ha nascosto che appunto affidava famiglie nuove, tutte le famiglie, ma in particolare proprio quelle più, più, più provate, quelle più, con più dolore, ma proprio per questo motivo, perché siccome sotto questo ideale c'è eh, appunto il segreto che è Gesù abbandonato, non poteva non affidarci quella porzione di umanità che è il suo volto, che è il volto incarnato del Gesù abbandonato. Quindi saper riconoscere questo volto nelle situazioni che ci troviamo davanti e poi negli anni, in questi 50 anni ci sono state... Tante iniziative che hanno voluto accompagnare, penso anche nello specifico. Certo. Vero, avete anche sono stati adottati tanti bambini? Sì, di fatto da, da lì in poi sono nate tante iniziative. Anche per esempio, sulla, dal punto di vista dei, degli orfani. Chiara diceva aveva un sogno quello che gli orfanotrofi fossero svuotati. No? E su questa parola sono nate tante iniziative in tiro per il mondo, sono nate associazioni come AFN Italia eh, che eh, lavora con l'adozione a distanza, oggi ci sono 12.000 bambini assistiti in tutto il mondo con 95 progetti differenti e anche adozioni vere, effettive. Quindi eh, tanti, eh, oggi, fino ad oggi questa associazione per esempio ha, eh, ha lavorato con mille bambini, sono di adottati eh, e questo sicuramente è in linea con quello che, che Chiara diceva, ma qui sono tanti, ci sono tante altre esperienze anche di questo tipo qui in giro, in giro per il mondo. L'adozione e l'affido è diventata una, una realtà che tantissime famiglie hanno sicuramente vissuto e abbracciato. E, ma anche per dire: anche tutto il fronte della, degli incontri per i separati che sono nati tantissimo. Eh, il, oggi Papa Francesco ci, ci, ci invita a integrare, a includere eh, tutti, e sono anni che noi abbiamo oh, su questa scia qui vissuto dei momenti di, di, di condivisione di, in di, che modo? Di quindi sono incontri dedicati, sono incontri dedicati belli, con, con, con... per appunto, persone che sono separate eh, sia in alcune situazioni di persone che sono separate e eh, sono attualmente eh, separate sia quelle che hanno, in, hanno intrapreso la nuova unione eh, quindi tutte le situazioni mm -hmm. eh, sono tutte situazioni in cui noi dire, eh, siamo vicini eh, in quel famoso accompagnamento che Paolo Francesco ci ci invita, ci invita a praticare e, e a star vicino dove, dove la, la sofferenza c'è, dove, dove c'è il voto più uh, sofferente di Gesù, insomma ecco. Poi da poco, da qualche anno ormai, abbiamo avviato anche dei percorsi di accompagnamento per le coppie in difficoltà, che vivono famiglie ferite, che vivono appunto eh, conflittualità. La, la conflittualità in modo accentuato e che però appunto eh, a aiutate da questo accompagnamento hanno tante di loro eh, sono riuscite diciamo ad affrontare e anche a risolvere naturalmente non è mai una soluzione definitiva nel senso che ha bisogno proprio di questo accompagnamento di questo. ecco però se posso sottolineare qualcosa che secondo me è molto significativo è davvero questa possibilità attraverso il movimento famiglie nuove ma appunto attraverso la rete di famiglie di veramente di come dire di di, di realizzare questa vicinanza di famiglia a famiglia, di non, perché una delle sfide che tante volte ci rendiamo conto, soprattutto nei paesi dell'Occidente, ma non solo, è proprio questa solitudine che adesso un po' la famiglia vive, no? questo, questo individualismo che ci fa sentire soli e, e quindi inermi. Invece attraverso proprio la condivisione, il portare insieme i pesi gli uni degli altri, ehm, ecco anche l'aiuto reciproco, perché poi anche. Ci possono essere anche delle forme molto semplici di aiuto no? reciproco, davvero, ehm, davvero questo è, è un valore. Non ci, Ed si è si su que... non ci si sente più soli, infatti. E su questo noi, appunto, eh, abbiamo, diciamo, si basa anche un po' l'attività la, ordinaria di Famiglie Nuove, che vede dei gruppi di famiglie proprio dove. Diciamo c'è una formazione permanente alla famiglia e anche alla spiritualità ma soprattutto una condivisione, una comunione di vita e di beni perché veramente eh, questo crediamo che sia una risposta molto concreta no, all'esigenza della famiglia in generale. Fondamentale sì. oggi, no? una, una necessità proprio questa certo. di condividere spiritualmente e anche materialmente la vita. Sì. E, Ascoltavamo prima questa sintesi che ha fatto Chiara, bellissima, eh, direi del, del messaggio pasquale, del mistero pasquale, la morte, Cristo abbandonato e però questo seme di vita che è lì. E, mh, siamo in tempo di Quaresima, anche penso che sia veramente una be un bello spunto su cui meditare. Ascoltiamo ora l'ultimo passaggio finale di questo discorso fatto a Lucerna che completa tutto questo che lei ha detto. Non sono sogni, sono le esperienze quotidiane di tante famiglie che attraverso il piano inclinato dell'abbandono dell'uomo Dio hanno tramutato la piena del loro dolore in vita nuova. A volte, spesso, i traumi si ricompongono, le famiglie si riuniscono, a volte no, le situazioni esterne restano come sono, ma il dolore viene illuminato, l'angoscia prosciugata, la frattura superata. A volte la sofferenza fisica e spirituale permane, ma acquista un senso, unendola propria alla passione di Cristo, che continua a redimere e a salvare le famiglie e l'intera umanità. E allora il gioco diventa soave. Sottolineavate prima, sottolineavate questa eh, questa realtà, eh, nella morte si può incontrare la vita in questo abbandono, in questo Cristo abbandonato che è presente tra di noi. Certamente, appunto, le situazioni familiari non sono, sono molte volte eh, eh, appunto, presentano criticità, dolori, sfide. No? E sicuramente il fatto di poter eh, vivere, ric innanzitutto, riconoscere no? che anche nel dolore c'è la possibilità di continuare ad amare e di. Eh, appunto, di, di Far di, di far nascere nuova vita, di, di riconoscere che anche noi abbiamo questa stessa chiamata a trasformare il dolore in amore, così come lo ha fatto Gesù. Ecco, questo secondo me è sicuramente un grande dono che, che, che ciascuno può sperimentare, perché poi, questo è il bello della cosa: quando lo vivi, sperimenti che è così. Una volta che tu fai questo passo anche in una situazione dolorosa, difficile. Questo ce l'hanno testimoniato tantissime famiglie, quindi lo diciamo sia per un'esperienza personale, ma proprio anche per la testimonianza che famiglie di tutto il mondo che noi appunto un po' sentiamo e ci raccontano anche il loro vissuto hanno veramente sperimentato come L'esempio più semplice è proprio recentissimo, queste famiglie della Siria di cui dicevamo prima ci raccontavano come il loro restare in questo paese dove da, tutti quanti stanno fuggendo, ma restare per, perché sentono che appunto restando lì e, e continuando ad amare loro e portando nel loro piccolo eh, diciamo, ambiente, quartiere. lì dove sono, nel quartiere dove sono, questa parola di speranza di continuare ad amare, loro sentono che questo veramente trasforma le cose. E noi quando ce lo siamo sentiti dire, veramente siamo rimasti toccati, quasi avevamo i brividi, perché cioè noi vediamo le immagini al telegiornale ci rendiamo conto di qual è la situazione. Ma veramente il potere del, del, del dolore trasformato in amore è veramente divino e, e porta frutti senz'altro. È un po quello che è sempre Chiara si ha detto: dove non c'è amore, metti amore e troverai amore. E loro hanno testimato questo. E dice proprio: bellissime queste parole: il dolore viene illuminato, il gioco diventa soave, è un messaggio. Certo. Di grande speranza per tutti, sì. un, un 30 secondi per ciascuno. Se aveste davanti a voi, ecco, in questo momento ci guarda una persona che è in una situazione così di abbandono, di passione, di sofferenza, una battuta per prima di salutarci, che cosa gli direste? Ma innanzitutto cercherei di condividere questo dolore, perché credo che la condivisione sia veramente già una prima, una prima forma di, di amore, no? la condivisione, il portare insieme i pesi gli uni degli altri. Gli direi non ti sentire solo, conta su di me, eh, io voglio essere al tuo fianco. Ed è questo un po' che famiglie nuove, adesso al di là del nostro personale, ma che, che è l'impegno che noi vogliamo vivere, che nessuna famiglia si senta sola, qualsiasi situazione vive, viva. E questo sì, questo è, la, è questo amore che è lo strumento per ogni battaglia, per ogni situazione, per ogni, per ogni sconfitta che, si, che, si, che arriva e che invece poi si trasforma in vittoria. Questa è l'unica corrente cosa che abbiamo, abbiamo e dobbiamo avere il coraggio di trafficarlo, perché veramente è contagioso. Grazie di cuore Gianni e Maria di questa testimonianza, di tutte queste cose belle, grandi che ci avete raccontato e speriamo che tante persone possano incontrarsi con questo amore che genera amore, eh? e con un augurio anche di buona Pasqua, la Pasqua che si avvicina, anche quindi questa. grazie di essere stati con noi ancora, ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito e buon proseguimento.